We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Molto serene per le festività di Natale. Siamo qui con il Faes, con la chicca. Con il Faes. Bene, abbiamo portato oggi un nuovo argomento di cui parlare. Oggi ospite con noi c'è, chissà perché, proprio la chicca. Un applauso. Uno. E l'argomento che ho portato oggi è proprio una cosa che, guarda, voglio vedere il tuo sorriso quando lo dirò. L'angoscia delle feste natalizie. Facciamo un brindisi alle feste. Tante feste. Cose che succedono. Brindisi alle feste. Negli occhi, yeah. Negli occhi. E si sbagliano. Negli occhi, negli occhi. Negli... Le feste ti rendono felice, ti rendono infelice o ti rendono media? Devo ordinare la pizza. Trape, visto che la chicca pensa, sì, alla pizza. Sì, la pizza. Le feste ti causano gioia, rancore, rimorso, gomiti? Allora, le feste sono il momento dell'anno in cui più gente si suicida. Anche io probabilmente mi suiciderò quest'anno, perché le feste mi mettono sempre molta tristezza e molta angoscia, perché vedi quando c'è la gente felice e tu non lo sei e hai l'invidia, e l'invidia è la prima causa di suicidio forse della vita. Quindi molto male. Ma ho io una domanda per voi. Ecco. Come apparecchierete quest'anno la tavola? Io l'apparecchierò con i miei nipotini, probabilmente. Quindi ci saranno quattro forchette là, i coltelli lì e i piatti là in fondo, perché non ha 4 anni. Da me in Puglia, al sud, vi racconto un po' questa roba qui. Tutti seduti, parenti, le grandi tavolate, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Iniziamo all'una e finiamo tipo alle 18. 18 del giorno del dopo. 26. Del 26, sì. Del 26. Sono 3 giorni in cui io... La chicca lì diventa official. L'anno scorso, a cena di Natale, io e la mamma abbiamo mangiato una pizza in due che abbiamo pagato con delle monetine, centesimini, e il tipo per pietà ci ha regalato una birra che ci siamo divisi in lattina. Ma l'immagine della tristezza. Parliamo di parenti. Parliamo. Qual è quel parente che deve esserci sempre durante i pranzi di Natale e qual è quello per cui sperate una catastrofe naturale possa bloccare la sua strada fino alla vostra dimora? O una gastroscopia. Io non ho, no, a Natale non festeggio quasi mai con i parenti, perché c'è tutta un'aria di, no, sai, parenti serpenti, giù le cose. Ma se 8 secondi fa hai fatto il discorso delle tavolate immense. Con gli amici. Ah, festeggi con gli I amici. I nostri parenti sono gli amici. Beh, gli amici sono i parenti che si scelgono. Brava. La mamma è il parente che ci deve essere assolutamente essere. Sempre. Sempre in italiano. Il parente che non ci deve assolutamente mai essere è la zia, quella un po' matta. Sono carine, poi facciamo anche un po' le stesse cose. Però io mi ricordo quando ero piccola che giocavamo a carte e lei tipo se perdeva imbrogliava e vinceva sempre. Sai che è anche la mia? E giocavamo a cioccolatini, quindi io, hai capito, non mangiavo mai. Invece la chicca vinceva sempre. I giochi di Natale. I giochi di Natale. Quelli che si possiamo fanno. Possiamo fare la tombola natalizia. Funziona così. Che io, allora, estraggo un numero. Cioè, un'altra versione ce lo manca. Perché il numero è una cosa di Natale. Certo. Quindi se ce l'avete, mettete la casellina. Fate l'ambo, la terna, eccetera. Ok? Tutto chiaro? Sì, sì. Chiarissimo. Beh, allora facciamo partire il jingle. Jingle! Sì, è un gioco. Gioco di Natale! Gioco di Natale! Gioco di Natale! Una risata? Natale! Allora, il primo numero che abbiamo è il 6. Quella volta che ho cercato di uccidere mio cugino durante il pranzo facendogli bere tanto vino. Io ho cercato di ucciderlo perché... ci stavo cadendo addosso mentre dormivamo. Lui era, io ero su, lui era giù, io mi stavo addormentando, sai, capito? Secondo numero estratto è il 29. Faccio l'albero di Natale e piango perché è molto triste e assomiglia a me, che sono molto triste. Cielo, cinci. Super, totale. Ma poi è bello quando viene storto e tu lo guardi. È bello quando viene storto e a te sembra dritto perché tu sei storto. Numero 1.
Coma etilico, coma etilico delle feste. Ce l'ho totale. È ambo, il 20... no, ma questa per me era già Terna. Ah! Sì. Era Terni. A Terna. E allora abbiamo per la chicca vinto un panettone... Un limone, se no! Sì! Auguri! Grazie! Numero 25. Quaterna. Non sai ancora la cosa? Ma poi smetti di barare, santa miseria. La zia antipatica che deve barare ai giochi di Natale. Ma lei che... Io sono quella zia. E io non ce l'ho oltre di briscola. Eta! Ma ecco perché vinco sempre i cioccolatini e poi... Tre giorni di digiuno prima del pranzo di Natale per mangiare di più e meglio. Quaterna. Tu hai fatto 3 giorni di digiuno. Ma che 3 giorni? No, 3 giorni no. Pranzo non si mangia, il 24 facciamo. Quaterna! Tutto... Vinci un limone! Tanto per cambiare, io ho perduto. Chi vince questa vince tutto, non conta più niente, Ma io ne ho 2 già. Non importa. Allora, questo è il numero 34. Quella volta che mi sono suicidato al Natale prossimo. Cielo. Faes cela e questa è tombola e hai vinto un limone, a grande sorpresa, un limone, 2 limoni, per la, un limone che ce l'avevo io per sicurezza, limoni molto importanti per le feste di Natale. Scrivete i commenti qua sotto e diteci quante cose avete avuto voi di quelle che ha detto Trapezia, NASA vi invierà il numero di limoni esatti riguardo a quello che avete detto nel commento, finito l'aria vai tu. Per posta prioritaria, senza spese di spedizione, con tanti carciofini in omaggio. Suonate la campanella, d'accordo? Chicca di qualcosa. E soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per avere tutto sempre. L'ho detto adesso! Buon Natale! Auguri! Merry Christmas! Che sia l'ultimo!